tedeschi! Camerati, ci siamo anche noi! A terra! Siamo italiani! I tedeschi stanno sparando sulla nostra postazione, signor tenente. Ma perché? No. Ma che sta succedendo, fornaciari? Che facciamo? Aspetta. Sì. Tento di raggiungere un telefono per chiedere ordine al colonnello. Prenda lei il comando, sergente Fornaciari. Mette il portone al sicuro. Mettetevi a riparo, ragazzi! Tutti qua, dietro il muro! Presto! Tutti a riparo e non muovetevi fino al mio ritorno! Fuoco, signor tenente! Sì, spara! Signor tenente! Signor tenente! Panzer 2, Feuer einstellen! Panzer 2, Feuer einstellen! Dov'è il telefono? Cosa dammi un gettone! Su, presto, mettetelo! Chi è che spara? Su, dai, vecchio! Ma chi spara? Mamma sono mia. Sbarcati! Dammi la linea militare, presto! Il signor colonnello! Signor colonnello, tenente Innocenzi, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani. No. Allora tutto è finito, signor colonnello. Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare? Mi scusi, signor colonnello, ma cerchi di comprendere. Io ero all'oscuro di tutto. Quali sono gli ordini? Non sono riuscito a mettermi in contatto con il comando di corpo d'armata. Ho mandato un ufficiale. Comunque si attaccano, dobbiamo difenderci. Dia manforte al tenente Di Fazio. Sì, signor colonnello. Loro hanno i carri armati, ma noi ci proveremo. La terrò informata, signor colonnello. Signor tenente, i tedeschi hanno fatto fuori la nostra postazione. I nostri soldati hanno smesso di sparare. Che cosa dobbiamo fare? La postazione è stata annientata. Tutto è finito. Rientrate subito all'accantonamento. Signor colonnello. Aspetti un momento. No, non rientrate. Tenga uniti gli uomini e raggiungete il quarto raggruppamento a San Donino. Mano in alto!